La diagnosi preimpianto è una metodologia che può essere molto utile anche in caso di coppie che vogliono avere un figlio ma che hanno familiarità con malattie genetiche rare. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Elisabetta Chelo, ginecologa presso il Centro Demetra di Firenze, durante un evento sulla diagnosi preimpianto Viaggio nell'X Fragile, organizzato proprio dal Centro Demetra e dall'Associazione Italiana Sindrome X Fragile. Che cos'è la diagnosi preimpianto? La diagnosi preimpianto è considerabile il primo degli esami di diagnosi prenatale, il più precoce, quello che viene fatto sugli embrioni prima di trasferirli in utero. Chi può fare la diagnosi preimpianto? Può fare la diagnosi preimpianto chi è portatore di una malattia monogenica nota, oppure le persone che, avendo un'età superiore ai 35 anni, possono far studiare i loro embrioni facendone una valutazione di tipo cromosomico. Che informazioni dà? Dà delle informazioni piuttosto precise sulle malattie monogeniche, informa se l'embrione è affetto oppure portatore di una certa patologia. Invece quando si fa uno screening degli embrioni, valuta il numero degli embrioni, quindi il sapere se un embrione è euploide, cioè ha un numero normale di cromosomi, o aneuploide, vuol dire che ha un numero in qualche modo sbagliato di cromosomi. Come si esegue una diagnosi preimpianto? Allora, la diagnosi preimpianto si esegue sugli embrioni e quindi dobbiamo avere gli embrioni. Questo vuol dire che la coppia, anche se non ha un problema di fertilità, deve fare una diagnosi, deve fare un percorso di fecondazione in vitro. Quando noi avremo gli embrioni, questi embrioni vengono biopsiati, cioè ne vengono sottratte alcune cellule che vengono inviate a un laboratorio di genetica molecolare, il quale fa diagnosi, rispetto a quello che stiamo cercando. Normalmente, anche quando si ricerca, se l'embrione è affetto da una malattia monogenica, si esegue anche quasi sempre lo screening, sul numero degli embrioni, sul numero dei cromosomi. Questo ovviamente perché un embrione potrebbe non essere affetto da una, patologia specifica, ma avere un numero di cromosomi aneuploidi e quindi essere un embrione che non conduce a gravidanza, può dare un aborto precoce o peggio può portare a un bambino nato con un, grave problema di aneuploidie come una trisomia. Può avere degli effetti collaterali, può essere dannosa anche per l'embrione, oppure va fatta, è tutta sicurezza l'analisi? Dunque, l'analisi inizialmente, alcuni anni fa, veniva fatta su embrioni al terzo giorno di sviluppo, quindi embrioni che avevano 8 cellule, 6-8 cellule e se ne asportava una. Oggi invece si compie la quasi totalità dei centri che fanno diagnosi preimpianto, eseguono la biopsia su blastocisti. La blastocisti è un embrione che è cresciuto fino al quinto-sesto giorno, quindi ha un grande numero di cellule in cui la sottrazione di 3, 4, 5 cellule, peraltro totipotenti, non comporta alcun danno per l'embrione che dopo la biopsia viene crioconservato in attesa di avere una diagnosi e poter quindi procedere al trasferimento di embrioni sani.